Ciao a tutti, oggi faremo l'unboxing e il primo avvio del Samsung Galaxy Watch 5, versione da 44 mm. In confezione abbiamo manualetto di istruzioni, il caricabatterie magnetico, più rapido e comporta USB Type-C. Sono necessari circa 30 minuti per passare da 0 a 45% di carica. E questo è il nostro dispositivo. Sensore ottico, giroscopio, barometro, sensore della luce per la regolazione del display. Leggerissimo, 33,5 grammi, ricordo nella versione 44 mm. Cassa in alluminio, display da 1,4 pollici Super AMOLED, processore Exynos V920, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, batteria da 410 mAh, display con vetro zaffiro, molto resistente. Contorno rosso in uno dei due tasti fisici, molto bello esteticamente. IP68 fino a 5 atmosfere, NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Eseguiamo un primo avvio, possiamo rispondere alle chiamate, ai messaggi, per esempio su WhatsApp possiamo rispondere in tutti i modi, emoji, tastiera manuale o dettatura vocale. Impostiamo la lingua, italiano. Ok. Selezioniamo il paese. Come vedete, possiamo sfruttare la ghiera digitale che va a sostituire quella classica come nei vecchi modelli. In pratica è il bordo dello schermo che avverte il passaggio delle dita. Ecco qui, vedete? Postiamo Italia, ok. Abbiamo installato un sistema operativo Wear OS di Google con interfaccia di Samsung. Quest'anno, grazie alla collaborazione tra Google e Samsung, abbiamo integrato anche il Play Store. Già sul mio S22 Ultra è installata l'app Galaxy Wearable, avviamola. Continua, diamo il consenso. Ecco qui che abbiamo rilevato l'orologio, diamo l'ok, consentiamo all'app di accedere all'orologio. Ricordo che abbiamo un sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica. Monitora tutto, dalla percentuale di massa grassa al peso dei muscoli scheletrici, un sensore dell'impulso elettrico del cuore, ovvero l'ECG, funzionante solo per Samsung. Abbiamo anche il sensore ottico del battito cardiaco. Andiamo avanti, consentiamo l'accesso. Temporaneamente disattiviamo queste opzioni e continuiamo l'installazione. Accediamo al nostro account Google. Queste sono tutte app consigliate da installare sul nostro dispositivo. Poi andremo ad approfondirle. Attualmente installo quelle che già dispongo anche sul mio S22 Ultra. Andiamo avanti.
non interessa il backup automatico, vado avanti. Perfetto, Watch 5 abbinato, ci viene segnalata dall'app che la batteria residua è 35%, adesso lo collegherò e lo farò ricaricare. I suggerimenti li vedremo in seguito, diamo uno sguardo veloce all'app e poi passiamo al watch. Qui abbiamo una vasta disponibilità di quadranti, schermata delle applicazioni, possiamo gestirle personalizzabile, questa è la schermata delle applicazioni del watch, possiamo spostarli come meglio ci pare. Qui abbiamo le schede, quelle personalizzabili, adesso andremo a vederle. E questi sono i toggle, adesso li andiamo a vedere sullo smartphone. Su impostazioni orologio ci ritroviamo tutte le possibili configurazioni da fare. Troviamo le notifiche, i suoni, lo schermo e tanto altro. Approfondiremo in seguito. Trova l'orologio personale. Nel momento in cui smarriamo il Watch 5 possiamo ritrovarlo grazie a questo sistema. Lo vedremo anche questo in un secondo momento. Suggerimenti e manuale utente. E questo è lo store per il download delle app. Diamo uno sguardo adesso al nostro Watch 5. Seguo le istruzioni così vi mostro le principali funzionalità. Trascina dall'alto in basso per il pannello rapido. Trascinando dall'alto in basso accediamo ai toggle. Trascinando in alto torneremo al quadrante principale. Per quanto riguarda le app, dobbiamo trascinare il dito dalla parte inferiore a quella superiore e quindi trasciniamo in alto dal bordo inferiore. Ecco qui che accediamo alle nostre app. Dopodiché, per tornare alla home, scorriamo all'inversa. Trasciniamo da sinistra verso destra per accedere alle notifiche, un tap per accedere e di nuovo viceversa sinistra-destra per tornare alla home. Per le schede personalizzabili trasciniamo dalla destra verso sinistra. Premi tasto home per passare al quadrante orologio da qualsiasi schermata. E questa è la guida principale di Samsung. Il punto arancione ci indica le nuove notifiche. Ecco qui, abbiamo la notifica relativa ai suggerimenti. Pulsante in alto, quello contornato di rosso, per tornare alla nostra home. Scorrendo da sinistra abbiamo le notifiche. Scorrendo verso il basso i vari toggle. Scorrendo da destra tutti i vari widget personalizzabili. Scorrendo dal basso accediamo alle app. E questo qui è il nostro Galaxy Watch 5. Provato a indossarlo. Adesso lo metterò in carica e poi andremo un po' ad approfondire il menu e le varie impostazioni. Andiamo a dare uno sguardo al menu principale. Come abbiamo detto in precedenza, tutte queste app possono essere tranquillamente personalizzate. Abbiamo l'iconcina con i due pallini dove ci troviamo le app utilizzate di recente. Rimangono in standby fino a che non pigiamo il tasto chiudi tutto.
icona verde con la cornetta per la gestione delle chiamate, possiamo comporre un numero oppure richiamare la rubrica. Icona e-health per il monitoraggio e la gestione dell'attività fisica. Questi sono tutti i dati. Ancora non ho abilitato, per esempio, il monitoraggio del sonno e tanti altri sensori interessantissimi. Lo faremo in seguito. Icona rossa con omino per l'accesso diretto alla rubrica. Messaggi di testo. Play Store, come detto in precedenza, la grande novità di quest'anno. Ne approfitto per installare WhatsApp. Mentre attendiamo l'installazione, magari proseguiamo. Samsung Health Monitor per il monitoraggio della pressione arteriosa, ECG. Maps, molto comoda qualora non si volesse utilizzare lo smartphone. Impostazioni, lo lasciamo per ultimo, torneremo e lo approfondiremo. Bussola. App trova telefono, ci fa squillare lo smartphone qualora lo perdessimo. Accesso al calendario con tutte le nostre note inserite. Meteo con tutti i dati utili. Bixby per i comandi vocali di Samsung. Che tempo fa domani? Ancora devo settarlo. Forse abbiamo un problema con il GPS. La sveglia. Samsung Pay. Io lo configurerò in un secondo momento. Come ci indica la nota, basta tenere premuto il tasto indietro per aprire l'app, molto comodo. Io andrò a configurare Google Pay, in quanto con Samsung Pay non sono riuscito ad abbinare alcuna delle mie carte di credito o di pagamento. Peccato. Con Google Pay sono riuscito a configurare anche la semplice e comunissima PostePay. Torniamo al nostro menu. Timer. Cronometro. Accesso alla galleria dello smartwatch. Fusi orari. Musica. Possiamo caricare file MP3 sul dispositivo e grazie all'accoppiamento consentito tra watch e cuffie auricolari Bluetooth ascoltare la musica in mobilità anche quando si è lontani dallo smartphone. Buds per i possessori degli auricolari di casa Samsung. Gestore di riproduzione multimediale. Riproduzione di YouTube sullo smartphone o gestione della musica sul nostro Samsung Watch. Promemoria. Facciamo un esempio di inserimento. Ciao, come stai? Possiamo impostare un orario o salvare l'appunto. Torniamo indietro. Gestione dello scatto della fotocamera dello smartphone, molto utile. Email. Dobbiamo aggiungere l'account e configurare il tutto.
The Global Goals di Samsung, che è un'app sviluppata per contribuire a rendere un mondo più sano e sostenibile. Magari gli daremo un'occhiata in seguito. Registratore vocale, molto comodo anche questo. Calcolatrice. App messaggi di Samsung. E come vedete è andata a buon fine l'installazione di WhatsApp e ce la ritroviamo qui in basso nel menu. Avviamola, facciamo un tentativo. È arrivata la notifica sul telefono, confermiamo, inseriamo le lettere e i numeri per il controllo incrociato. Ecco qui che abbiamo dato accesso anche al nostro watch. Piccola considerazione sulla batteria. Onestamente, dopo questi primi giorni di utilizzo, rimango un po' deluso, in quanto senza utilizzo stress ci riesco a fare una giornata o poco più. Spero che ancora si debba assestare il sistema o che io debba ancora ottimizzare la gestione delle varie funzioni attive. Speriamo che cambi qualcosa. Ecco qui, abbiamo avuto accesso a WhatsApp. Io per comodità scorro direttamente sul display, mentre si potrebbe anche sfruttare la ghiera digitale in entrambi i lati del display, però è molto comodo fare così. Ok, abbiamo dato uno sguardo a tutte le app, adesso torniamo su e approfondiamo le impostazioni. Questo è il mio account Samsung. Su connessioni ci ritroviamo il Bluetooth abilitato, Wi-Fi abilitato, NFC abilitato. Avvisi di disconnessione, abbiamo la segnalazione via vibrazione e la modalità offline. Torniamo indietro, notifiche. Le notifiche applicazione le gestiremo dallo smartphone. Mostra le notifiche sullo smartphone. Mostra avvisi con smartphone non in uso. Oppure mostra avvisi con smartphone in uso. Io preferisco, se ho il telefono in mano, non ne vale la pena essere notificato anche sul watch. Con questa opzione disattiveremo le notifiche audio dallo smartphone nel momento in cui avremo indosso l'orologio, ma io non l'abilito, non è comoda questa funzione secondo me. Non disturbare, impostazioni avanzate, diamo un'occhiata, indicatore di notifica ce l'abbiamo abilitato, leggi notifica ad alta voce, poi lo testeremo, mostra con dettagli, mostra automaticamente i dettagli delle nuove notifiche, accendi schermo dell'orologio alla ricezione delle notifiche, questa consiglio di non abilitarla per risparmiare più batteria possibile, attiva per nuove applicazioni, no, non conviene neanche questo. Torniamo indietro, suoni e vibrazioni, io ho abilitato il suono ma adesso mi sa che passerò esclusivamente alla vibrazione nel momento in cui arriva una notifica, vibrazione la lasciamo breve, vibrazione chiamate, lascio tutto per ora, basic, volume, bip suoneria nel momento in cui arriva una chiamata, ma non ascoltiamo nulla in quanto abbiamo il suono disabilitato. Suono di notifica, neanche qui lo ascoltiamo in quanto abbiamo disabilitato i suoni, a me non interessano, basta solamente la vibrazione. Vibrazione di sistema abilitata, suoni di sistema, ticchettio, segnale orario, tocco, sblocco, ricarica, questa è comoda, tastiera, composizione da tastiera è molto comoda. Lascio tutto abilitato così, naturalmente in seguito probabilmente andrò ad assestarmi e cambiare qualche altra cosa. Torniamo indietro, andiamo a vedere la sezione schermo, questa è la luminosità impostata su automatico, always on display è comodo anche se sto pensando di andarlo a disabilitare, lo valuterò in seguito. Alza polso per attivare lo schermo, ce l'ho abilitato, tocca schermo per attivare, ce l'ho abilitato.
come ho detto poc'anzi, andrò ad approfondire questi vari settaggi per cercare di ottimizzare la batteria del nostro orologio. Mostra comandi multimediali. Io effettivamente non li utilizzo, quindi posso disabilitarli. Samsung Gear. Controllo della frequenza cardiaca impostata ogni 10 minuti da fermo. Io lo imposto manuale perché attualmente non mi interessa. Anche il livello di stress impostato su solo manuale. Ossigeno nel sangue nel sonno, lo abiliterò in seguito. Rilevamento del russare, questo lo vedremo anche in seguito. Utilizza la temperatura cutanea misurata durante il sonno per prevedere il ciclo mestruale. Questa è un'opzione per le donne. La lascio disabilitata. Attività da rilevare. Questo è interessante, anche se effettivamente credo che consumi abbastanza batteria. Io vado a disabilitarlo. Tempo di inattività. Ricevi un avviso dopo 50 minuti di inattività. Questo lo lascio acceso perché può essere molto utile, soprattutto per chi lavora in ufficio come me. Visibile ad altri dispositivi. Condividi dati con dispositivi e servizi, piattaforma Health. Questo lo vedremo in seguito. Macchinari per allenamento, TV. Attualmente non ho nulla di tutto ciò. Andiamo avanti. Funzioni avanzate. Blocco in acqua, no. Modalità riposo, no. Modalità teatro. Personalizza tasti. Doppia pressione del tasto home. Andiamo alle app più recenti, pressione prolungata ed accediamo a Bixby. Il tasto indietro invece, pressione breve, andiamo alla schermata precedente. È impostato di default che la pressione è prolungata dall'accesso a Samsung Pay. Non so se potrà essere modificata questa cosa qui, la vedremo più in là. Risposte chiamate, no. Ignora avvisi e chiamate, no. Avvio rapido, no. Per un avvio rapido entro i primi 5 secondi dell'accensione dello schermo fai il pugno e piega due volte. Questo non mi interessa per ora. Batteria, apprendimento dei modelli d'uso, 50% di batteria disponibile. Possiamo abilitare il risparmio energetico, disabiliterà quasi tutti i sensori e tanti altri settaggi particolari. Torniamo indietro, andiamo a vedere le applicazioni. Queste sono le applicazioni predefinite, piattaforma Earth, le varie autorizzazioni che diamo di volta in volta, gli aggiornamenti delle applicazioni. App assistente digitale, non c'è niente di impostato. App browser, active this tab. App iniziale, home, the one UI, watch. App telefono. Attualmente non ci interessa nulla. Torniamo indietro, andiamo sul generale. Ghiera touch è abilitata, per ora la lasceremo. Vedo se mi risulta utile oppure andrò a disattivarla. Da testo a voce, motore predefinito, motore sintesi vocale di Samsung oppure i servizi di riconoscimento vocale di Google. Impostiamo quelli di Google. Impostazioni motori, TTS, non so cosa è. Installa dati vocali, utilizza solo il wifi, scarica solo tramite wifi, alza il volume della voce, rilevamento della lingua, report anonimi sull'utilizzo, licenze, li approfondiremo in seguito. Velocità di sintesi, abbiamo l'audio disabilitato quindi non riusciamo a sentire nulla. Torniamo indietro, andiamo su inserimento, tastiera Samsung, previsione testo sì, sostituzione automatica, interlinea, maiuscola automatica, eccetera eccetera. Tocco doppio barra spaziatrice per il punto, lasciamo tutto così com'è. Elenco tastiere, tastiera predefinita Samsung, risposte rapide, suggerimenti sui messaggi, risposte personalizzate, continua sullo smartphone, lo faremo poi in seguito dallo smartphone. Orientamento, questo è l'orientamento dell'orologio, se lo
indossiamo a sinistra o a destra e poi dobbiamo decidere la posizione dei tasti destra o sinistra. Lascio tutto così, connetti al nuovo dispositivo, ripristina, niente, torniamo indietro, andiamo uno sguardo a accessibilità, talkback per i non vedenti, miglioramento della visibilità, ausili per audio, interazioni e manualità, impostazioni avanzate, app installate. Per quanto riguarda sicurezza, tipo di blocco, attualmente non ho impostato nulla. Su privacy, gestione autorizzazioni, posizione, abbiamo il GPS attivo, le autorizzazioni le abbiamo date, precisione della geolocalizzazione di Google, sicurezza ed emergenza, SOS con tasto home, no, lascio disabilitato, rilevamento cadute accidentali, non conviene abilitato, account e backup, abbiamo la sincronizzazione con il nostro account di Samsung e la sincronizzazione con l'account di Google. Google, questo è il nostro account, abbiamo inserito in precedenza, qui per gli aggiornamenti software, esercizi e suggerimenti, molto utile per imparare ad utilizzare lo smartwatch, informazioni sull'orologio. Versione One UI Watch 4.5, Wear OS 3.5. Possiamo dare uno sguardo veloce ai toggle in alto. Abbiamo l'audio disabilitato, l'Always on Display, attualmente lo abilito, il non disturbare, riavvio e spegnimento del dispositivo, la modalità notte, le impostazioni, la torcia, questa prevalentemente la sfrutterò per far giocare le bambine, la luminosità, il risparmio energetico, le impostazioni sull'audio, le connessioni che abbiamo visto anche nelle impostazioni, il blocco acqua, qualora facessimo la doccia con l'orologio indossato. Modalità aereo, il GPS attivo. Modalità teatro, per non disturbare. Questa è la musica via Bluetooth, l'NFC abilitato, ricerca telefono. E poi possiamo aggiungere altri toggle e personalizzare a nostro piacimento. Abbiamo fatto un'ampia carrellata e abbiamo visto cosa ci offre questo Samsung Galaxy Watch 5, sia per quanto riguarda le app, sia per quanto riguarda le impostazioni. Nei prossimi giorni approfondirò il suo utilizzo, dopodiché farò un ulteriore video nel quale andremo ad approfondire alcuni degli aspetti più interessanti. Spero di esservi stato utile, grazie a tutti per aver visto questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!